Cos'è un'ancia? È un oggetto senza del quale alcuni strumenti musicali non possono funzionare. Ne esistono di vario tipo. In questo video vedremo alcune curiosità ed informazioni relative in particolare all'ancia semplice, ma non solo. La Rhododonax è la canna comune o canna domestica. È una pianta erbacea perenne e dal fusto lungo, cavo e robusto, che cresce in terreni anche relativamente poveri. La sua area di origine si estende dal bacino del Mediterraneo al Medio Oriente fino all'India, ma attualmente la canna si può trovare sia piantata che naturalizzata nelle regioni temperate e subtropicali di entrambi gli emisferi. Il materiale che costituisce il fusto è contemporaneamente flessibile e abbastanza resistente da essere considerato come il migliore per il confezionamento delle ance. Le ance semplici hanno una faccia piana che viene impegnata contro un bocchino, mentre la faccia opposta, inizialmente arrotondata, si assottiglia progressivamente fino alla punta. La forma dell'ancia è rettangolare, con un lato corto arrotondato, la cui forma segue quella della punta del bocchino. Le ance hanno dimensioni variabili a seconda dello strumento per cui sono prodotte. Ancora all'inizio del secolo scorso, i musicisti erano soliti fabbricare da soli le proprie ance, un processo laborioso e frustrante, che solo alcuni continuano a preferire all'acquisto delle ance industriali, oggi usate dalla maggioranza degli strumentisti. Più comune è invece la pratica di adattare le ance acquistate prima dell'uso, limandole o ritagliandole con speciali utensili. Nel prossimo filmato potremo vedere la costruzione artigianale delle ance.
Nel prossimo video viene invece presentata la lavorazione delle ance a livello industriale. Siamo a Cogolin, alle spalle di Saint-Tropez, nelle coltivazioni Rigotti. Qui le canne vengono lavorate e preparate per diventare ance. Il taglio viene effettuato a mano da dicembre a marzo su piante di 2 anni. Raccolte in fasci, restano a seccare in piedi fino a metà aprile. Poi ogni pianta viene privata delle foglie con questa macchina. Inizia al sole ad asciugare e a prendere un colore dorato. Infine viene chiusa in magazzino, dove resta a stagionare per 2 o 3 anni. L'invecchiamento della fibra è molto importante per la riuscita del suono. Trascorso questo periodo, inizia la lavorazione che la farà diventare un'ancia. In questa insolita segheria, ogni canna viene tagliata in tubi. Questi sono per fagotto e clarinetto. Qui invece viene sezionata la canna per oboe. Questa macchina sceglie il diametro di quella per oboe, oboe d'amore e corno inglese. Qui dentro viene levigata con chicchi spezzati di mais. I sacchi bianchi che vediamo sono pieni del lavoro di queste persone, ovvero di segmenti di canna. E in questo laboratorio i segmenti vengono preparati per diventare ance. Il lavoro deve essere eseguito con estrema precisione. I tubi vengono sezionati a mano, ad uno, per ottenere questi listelli. E ogni listello sgorbiato, ovvero assottigliato al punto giusto per ogni diverso strumento, con questa specie di piccola pialla chiamata sgorbia. I listelli vengono pazientemente misurati, preparati e sagomati. Questa, ad esempio, è la futura ancia per clarinetto. Questa signora lavora canna per fagotto. Queste, invece, diventeranno ance per oboe. Tutto viene calcolato e misurato al centesimo di millimetro. Questo computer controlla lunghezza, rotondità e flessibilità della canna per sassofono. Basta infatti una scalfittura invisibile ad occhio nudo per compromettere la riuscita del suono. Infine, ogni pezzo viene esaminato prima di essere confezionato per arrivare nelle mani degli strumentisti di tutto il mondo. Scopriamo ora insieme gli strumenti che usano l'ancia semplice. Per funzionare hanno bisogno dell'ancia semplice, questo clarinetto basso, questo clarinetto un po' più piccolo che si chiama corno di bassetto, questo è il clarinetto in La e questo invece il clarinetto in si bemolle, quello che di solito siamo abituati a vedere ed ascoltare. Questo si chiama clarinetto in do e questo è il clarinetto piccolo in mi bemolle. Qui vediamo un clarinetto grandissimo, è il clarinetto contrabbasso, questo è un altro clarinetto basso e questo è un clarinetto contralto in mi bemolle. Anche la famiglia dei sassofoni necessita dell'ancia semplice per funzionare. Abbiamo il sopranino, il sax soprano, contralto, il sax tenore, sax baritono, questo più grande è il sax basso e infine il sax contrabbasso. Musica a tutti!